Il collegio, Roberto Magro in lacrime, la decisione shock. Roberto Magro, l'espulsione dal collegio. La terza puntata del reality show di Rai 2 non è partita nei migliori dei modi per Roberto Magro. Difatti, il giovane la scorsa settimana è stato punito dal preside del collegio per aver infranto alcune regole. Motivo per cui gli è stata data l'opportunità di fare un esame speciale, il cui esito avrebbe pregiudicato la sua esperienza nell'istituto scolastico. E questa verifica che è stata poco fa davanti alla commissione dei professori riuniti per giudicare gli eventuali progressi dello studente lombardo. Purtroppo però l'esito non è andato come molti si sarebbero augurati. E il preside ha annunciato la sua espulsione, asserendo senza tanti mezzi termini. Lei ha avuto ripetutamente atteggiamenti deplorevoli e le è stata data la possibilità di riscatto con lo studio, ma ha fallito il suo percorso termina qua e. Parole che hanno lasciato Roberto Magro di schiuffo. E anche i suoi amici a scuola non l'hanno affatto presa bene, piangendo e lamentandosi di questa decisione. Successivamente Magro ha cercato anche di far cambiare idea al preside, ma non c'è stato niente da fare. Il ragazzo è stato costretto ad abbandonare la seconda edizione del collegio. Il collegio, Roberto Magro è stato eliminato. Roberto Magro in queste prime tre puntate del reality show Il collegio non è certo passato inosservato. Difatti, già a partire dalla presentazione ha affermato di essere una sorta di Latin lover in quanto ha avuto diverse ragazze. Ma non è finita qua perché ha anche aggiunto che l'unica sua fidanzata è sempre stato l'inseparabile telefonino. Tuttavia ha voluto mettersi alla prova, prendendo parte a questo esperimento sociale, vivere in un collegio ambientato nel 1961 sottostando alle ferree regole dell'epoca. Motivo per cui è stato costretto a consegnare il cellulare e tanti altri oggetti dell'era moderna ai temutissimi guardiani. E nel reality show ha già avuto i primi problemi. Cosa è successo? In pratica la scorsa settimana ha fatto diversi scherzi e molte bambinate. Per questo motivo il preside del collegio è andato su tutte le furie, affrontandolo duramente e chiedendogli di sostenere un esame su tutte le materie. E in caso di fallimento sarebbe stato espulso definitivamente. Nonostante ciò il ragazzo è sembrato essere particolarmente sereno e poco preoccupato, dedicando allo studio giusto una mezz'oretta scarsa. Ma ecco arrivare il giorno della verifica. E il giovane purtroppo ha fallito miseramente, dovendo quindi abbandonare per sempre la scuola di Rai 2, pagando così a caro prezzo i suoi errori.